Sei un giovane presidente del Consiglio italiano divenuto tale senza fare un singolo giorno di campagna elettorale e sventuratamente ti trovi alle prese con la peggiore pandemia di sempre. La strategia di contrasto ideata dai tuoi alleati per fronteggiare tale calamità, consistente nell'abbracciare indiscriminatamente ogni cinese che incontri e andare a prenderti aperitivi sui navigli senza protezione, non pare dare i risultati sperati. Alcune città, come Bergamo, sembrano uno scenario tale da spaventare perfino i giocatori più accaniti di Resident Evil e ti trovi nei guai fin sopra i capelli. Ma a questo punto ti arriva una telefonata. Buongiorno, noi sapere che tu in grandi guai, per fortuna avere offerta last minute per aiutarti. Se tu accettare in cambio di soli 3 milioni di euro, noi dare te 500.000 mascherine e supporto per sanificazione di tutti uffici ed edifici e in omaggio mettere anche qualche medico e infermiere per una settimana. Interessante, posso pensarci su e consultarmi con qualcuno che ci capisce più di me? No, offerta valida solo per prossimi 5 minuti, quindi tu o accettare o accettare. E tu accetti perché in primo luogo l'offerta sembra fatta da un tipo affabile e affidabile e in seconda battuta perché l'operazione si chiama Dalla Russia con amore. Esattamente come quel film del 1963 dove la Spectre utilizza un agente segreto russo, la bellissima Tatiana Romanova, per cercare di sedurre 007 e rubare qualche segreto di Stato qui e là. Insomma, con queste premesse, che cosa potrà mai andare storto? Beh, innanzitutto, quando la missione russa arriva, al comando non c'è la bellissima Tatiana Romanova, peraltro interpretata da un'attrice italiana, Daniela Bianchi, ma trovi il generale Sergei Kikot, vice comandante del reparto di difesa chimica, biologica e radiologica dell'esercito russo. E Kikot non si presenta proprio benissimo, ha portato con sé 104 collaboratori, di cui soltanto 32 sono infermieri o medici, tutti gli altri sono militari. E a parte questo, non è d'accordo sul lasciare ispezionare alle nostre forze dell'ordine il contenuto scaricato dai 13 quadrimotori Ilyushin II che sono atterrati con lui. In particolar modo, non vuole categoricamente che gli italiani analizzino alcuni furgoni con i vetri oscurati che ha portato con sé. Affermerà infatti genericamente che dentro non c'era nulla di interessante, soltanto apparecchiature per le telecomunicazioni e la TV. Insomma, roba da propaganda russa, nulla che debba interessare a noi occidentali. E similmente, nella riunione che si tiene presso la foresteria della base militare dove sono sbarcati i russi, Kikot mantiene un piglio che definire militaresco in positivo e riduttivo. Sostanzialmente, alla presenza del Comitato Tecnico Scientifico, o meglio di alcuni membri del Comitato Tecnico Scientifico e di almeno un paio di nostri generali, fra cui Portolano e Vecciarelli, Kikot afferma senza mezzi termini che lui è lì per via di un accordo di altissimo livello e che ha il diritto di fare quello che vuole, come lo vuole, per poter sanificare il territorio italiano. La cosa stupisce non poco i membri del Comitato Tecnico Scientifico, uno dei quali riferirà alla stampa che sembrava quasi che il generale russo dovesse mettere in sicurezza l'equivalente di Chernobyl, e allarma notevolmente i nostri militari. Kikot ha infatti affermato che si trovava lì per bonificare tutti gli uffici pubblici italiani, circostanza che peraltro era stata confermata anche da Di Maio in un'intervista. Di Maio era infatti presente nell'aeroporto e nella base a dare il benvenuto al gruppo russo, senza porsi alcuna domanda sull'opportunità di lasciare una settantina di militari appartenenti a una forza straniera liberi di scorrazzare per i nostri uffici.
A questo punto i nostri militari di alto grado contattano il ministro della difesa e spiegano che forse, forse non è proprio il caso di lasciare mano libera ai russi. E a essere pignoli i conti non tornano. Intendiamoci, i russi hanno portato con sé 500.000 mascherine, un migliaio di tute e 30 apparecchiature polmonari non omologate che non potremo utilizzare perché non soddisfano gli standard di sicurezza. Ora, 500.000 mascherine possono sembrare tante a noi che siamo gente della strada, ma in realtà a livello politico e diplomatico sono pochissime. Tenete presente che soltanto l'Egitto, nazione che si trova sicuramente in condizioni deteriori rispetto alla Russia, ce ne ha donate 2 milioni. E a questo punto i nostri ufficiali dell'intelligence e i nostri militari un paio di domande che magari non formalizzeranno mai se le pongono. Non è che se lasciamo Kikot libero di sanificare gli uffici dello Stato italiano dal Covid, poi dovremo fare un secondo giro di bonifica per evitare le infestazioni di cimici? E così ricontattano il governo per stabilire un paio di regole base. In primo luogo, i russi non si spostano per il territorio italiano da soli, ma devono essere scortati da unità del nostro esercito. Similmente, tutti possono dare una mano nelle strutture dove c'è più bisogno, e cioè gli ospedali e le residenze speciali per gli anziani. Così al massimo può intercettare le lamentele della sora Cesira che a causa del Covid non può più andare a farsi una passeggiata in centro città. E deve invece restare con l'educatrice che non le sta troppo simpatica. O al massimo intercetti l'irrispettoso vicepresidente di una struttura residenziale per anziani che si lamenta dell'inefficienza di un certo assessore alla sanità, il quale peraltro è convinto che per essere contaminati dal Covid si debba restare chiusi in una stanza con due malati. Fatto è che il battaglione russo viene utilizzato per sanificare 120 strutture residenziali per anziani, 70 nell'area di Bergamo, 50 nel Bresciano, e poi naturalmente avrà l'occasione anche di sanificare 450.000 metri quadrati di strade. I medici e gli infermieri invece hanno avuto accesso all'ospedale di Bergamo. Al termine dell'operazione il bilancio non è proprio chiarissimo. Alcune fonti riportano che questo scherzo ci è costato circa 3 milioni di euro, mentre altri ritengono che le spese siano relativamente inferiori. A livello di gossip, sappiate che i costi operativi sono stati in parte coperti direttamente dallo Stato. I costi per ospitare queste 104 persone presso strutture alberghiere, anche di un certo livello, sono stati posti a carico della Protezione Civile. E infine anche la Regione Lombardia ha dato il suo contributo. A memoria, il contributo di Regione Lombardia è stato di circa 400.000 euro. A livello di leggenda metropolitana si narra che i medici russi siano venuti in Italia per svolgere attività di intelligence sanitaria. Il termine non significa assolutamente nulla, ma suona bene e quindi l'ho mantenuto. Più seriamente, il sindaco di Bergamo è convinto che i medici russi siano venuti in Italia per poter prendere contatto con il virus, vedere come opera e cercare anche modi per curarlo in patria. Secondo alcune fonti di stampa, non credo confermate, parte del materiale genetico utilizzato per sviluppare il vaccino Sputnik deriva proprio da questo viaggio qui. Personalmente ho dei dubbi perché il codice genetico del Covid-19 si trova tranquillamente online e tutti gli istituti del mondo hanno collaborato per ottenere la mappatura e tenere traccia delle varie mutazioni genetiche. Se proprio vogliamo trovare uno spreco, ma dal mio punto di vista un aiuto anche scientifico nei confronti di un altro popolo non è mai uno spreco, potremmo parlare della collaborazione fra lo Spallanzani, italiano, e l'Istituto Galameia, russo, al quale abbiamo fornito, a spese nostre, in questi 2 anni, tutto il supporto di cui avevano necessità. E questi sono i fatti nudi e crudi. Passiamo alla valutazione politica e giuridica del caso. Va da sé che sotto il profilo politico non abbiamo brillato.
Ci siamo trovati di fronte a un governo, nel caso specifico il governo Conte, che ha siglato un accordo letteralmente dalla notte alla mattina senza definire i dettagli e senza valutare le possibili implicazioni sia a livello di propaganda e di pubblica opinione, sia, cosa molto più importante, in relazione all'effettiva utilità di una missione del genere e alla sicurezza nazionale. La situazione, peraltro, nei mesi successivi è stata dibattuta anche alle Camere e non si è mai riusciti a capire esattamente chi all'interno del governo sapesse cosa, dimostrando, fra le altre cose, una scarsa coordinazione e un'assoluta assenza di lungimiranza. Venendo invece al profilo giuridico, abbiamo finalmente l'occasione di parlare di spionaggio. Come potete immaginare, l'attività di spionaggio in Italia è illegale. Ed esistono almeno due figure di reato diverse che perseguono questo tipo di comportamento o di condotta. La condotta che incontriamo più frequentemente, anche perché può essere benissimo posta in essere da qualsiasi marito o moglie gelosa, è quella prevista e punita dall'articolo 617-quater del nostro codice. Sostanzialmente, la norma stabilisce che chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico, telematico o intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al primo e secondo comma sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è da 3 a 8 anni se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Per cui sì, come ovvio, se i soldati russi avessero lasciato qualche giocattolino o modificato i nostri sistemi informatici per poter ottenere dei dati in maniera impropria, fraudolenta, come prevede l'articolo, avrebbero consumato un reato. Peraltro, se i soldati russi avessero giocato questo ipotetico scherzetto in uffici di un certo pregio, fra virgolette, dove circolano informazioni molto più rilevanti di quelle che hanno per oggetto l'intercettazione generica, avrebbero rischiato anche di più. Sostanzialmente, in base all'articolo 257 del nostro codice, chiunque si procura a scopo di spionaggio politico-militare notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, comunque nell'interesse politico interno e internazionale dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. La differenza fra i due reati è evidente. Nel primo caso basta applicare le apparecchiature o effettuare l'intercettazione. Nel secondo caso l'intercettazione deve avere per oggetto notizie e dati sensibili. Naturalmente esiste un reato speculare a quello dell'intercettazione telematica anche per le intercettazioni di comunicazioni di tipo telefonico. Così come ci sono ulteriori aggravanti che permettono alla pena di raggiungere l'ergastolo per chiunque riveli o diffonda notizie in uno scenario bellico o comunque tali da compromettere la difesa dello Stato italiano. A questo punto le domande che presumibilmente vorrete pormi saranno due. 1. Ma possiamo andarli a prendere i soldati che ci mettono delle cimici negli uffici? Naturalmente no, una volta che sono tornati in Russia, difficilmente il Putin di turno autorizzerà il loro espatrio per farli rispondere di reati compiuti nell'interesse della loro nazione. Non sono mica italiani, loro. La seconda domanda che i più forcaioli si porranno sarà qualcosa del tipo: ok, i russi la passano franca, ma i nostri politici incompetenti che ci espongono a questi rischi possono risponderne? E ancora una volta la risposta è no, essere ingenui non è reato. Siamo semplicemente noi italiani che dobbiamo riprendere in mano l'abitudine di selezionare una classe dirigente all'altezza della situazione. E anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividetene i contenuti, scrivete i vostri commenti qui sotto, sarò ben felice di interloquire con voi. E come sempre, grazie di tutto e per tutto, e a presto.